Il Movimento 5 Stelle in Sicilia conferma dei consensi importanti, anche se Grillo parla di risultato amarognolo. Ha ragione? Ma io dal mio punto di vista vedo un risultato bellissimo. Perché? Perché siamo passati dal 14,88% del voto di lista al 26,7%, che è veramente tanto, e gli altri partiti agonizzano. Io ho visto Berlusconi presentarsi con Forza Italia al 16%, riempire le piazze e uscire con Forza Italia al 16%, il PD ha sempre raccattato il 13%, Alfano è sparito. Quindi secondo me è un bel risultato. Forse ci eravamo fatti la bocca buona perché pensavamo di vincere, ma secondo me è un bellissimo risultato comunque, e anche se non è una vittoria va bene lo stesso. Io quindi sono molto soddisfatto. Dopo questo risultato, pensa che Di Maio, il vostro candidato premier, riuscirà a convincere e quindi a portarvi quei consensi che ancora vi mancano per Palazzo Chigi? Io penso che adesso ci dobbiamo fare, però inizia una fase nuova, nel senso che adesso è venuto il momento in cui possiamo veramente parlare solo del nostro programma nazionale, perché la Sicilia ci insegna una cosa, che metà e più delle persone non sono andate a votare e noi dobbiamo dire qualche cosa a queste persone, perché gli altri che votano bene o male sono persone che magari votano per trascinamento, invece le persone che non votano sono persone che si sono disaffezionate oppure seguono molto la politica e magari gli è passata la voglia di confrontare le varie offerte politiche. Quindi questo per me è il momento migliore. Possiamo parlare dei contenuti, anche perché noi abbiamo visto che Renzi si sta suicidando politicamente da solo, quindi è il momento migliore proporre ai cittadini qualcosa di diverso, una società diversa, e sulla base di questo veramente cercare il vero consenso, perché il consenso non deve essere convincere l'elettore, ma proporgli qualcosa di così buono che l'elettore stesso non possa che dire mi piace questa proposta. Certo che il dato sull'assenteismo è veramente sconfortante in Sicilia, ancora di più ad Ostia, dove due elettori su tre non sono andati a votare. È un problema di offerta politica che manca. Voi pensate di riuscire a colmare questo vuoto anche in qualche modo compensando alcune vostre lacune? Rillo aveva parlato di difetti e errori di comunicazione, ad esempio. Sì, beh, indubbiamente gli errori di comunicazione li facciamo noi come li fanno anche gli altri e ovviamente li correggiamo volta per volta. Però sì, alla sua domanda la risposta è assolutamente, io non posso dire lo faremo, ma il nostro compito come persone prestate alla politica è quello di portare le persone a votare, perché quando una persona decide che rinuncia a quell'unico suo diritto, perché la democrazia viene esercitata con la X sulla scheda, quando uno rinuncia a quello vuol dire che proprio ha rinunciato completamente a essere parte dello Stato di cui necessariamente seriamente fa parte. Quindi il nostro primo compito è questo, di riavvicinare le persone, perché se no oggettivamente che legittimazione politica può avere qualcuno che va ad amministrare con il 30% dei consensi? Veramente molto poca. Alla fine la maggior parte della gente sarà sempre molto scontenta di quello che questa persona potrà fare. Intanto dalla Sicilia viene fuori uno scenario politico che è nettamente tripolare. Quindi voi ce la fate a governare da soli o vi serviranno alleanze? Cambierete le vostre regole o rimarrete fermi sul vostro punto, cioè noi da soli al governo? Il punto fermo rimane quello, però noi abbiamo sempre detto come corollario che a noi interessano i singoli provvedimenti, cioè votare nel merito delle cose. Quindi non chiamiamola alleanza, ma può essere che ci sia la possibilità di creare un governo sulla base di punti programmatici, che è quello che dovrebbe essere una democrazia parlamentare, cioè i programmi sono questi per i vari partiti che sono obbligati a presentarli. C'è questa e questa coincidenza di vedute, sulla base di questo il Presidente della Repubblica potrebbe dire io conferisco il mandato per l'attuazione di questo programma. Una volta esauriti quei punti, ovviamente il governo, eventualmente a componente 5 Stelle, non avrebbe più ragione di esistere, però io penso che la strada maestra sia questa. Un'alleanza a scatola chiusa non fa parte del nostro DNA. Ecco, ma un governo di norma A dovrebbe avere davanti una legislatura e chi poi in qualche modo sostiene quel governo partecipando ad una maggioranza parlamentare vuole anche un diritto di tribuna nella squadra di governo. Siete disposti a questo? Beh, ovviamente se il governo si fa con più persone si dovrà anche discutere di questo, però Con più chiaramente. forze vuol dire. Certo, se noi dovessimo fare un'alleanza di programma, quindi è di programma, sulla base di punti, ovviamente i ministeri dovranno essere concordati, perché è bon ton istituzionale questo, su questo non c'è dubbio. Come commenta la caduta del PD in Sicilia? A questo punto il confronto è tra voi e Forza Italia? Voi e il centrodestra? Sì, a questo punto il confronto rimane tra noi e il centrodestra. Io la commento in questo modo, cioè io credo che per motivi non ancora chiari.
PD abbia cercato in tutti i modi di non vincere, perché se noi ci pensiamo bene, Renzi ha fatto la campagna elettorale in Sicilia andando in giro in treno nel resto della penisola. Alfano è sparito dalla circolazione, tant'è che in Sicilia ha preso il 4,8%. Quindi il povero Micari, che tra l'altro è un uomo che ha voluto Orlando e che è anche una brava persona, secondo me è stato completamente lasciato da solo. E questo spiega perché rispetto ai voti di lista lui ha preso 100.000 voti in meno. Perché alla fine è stata preferita, comunque sono state preferite, soprattutto è stato preferito Cancelleri, perché? Perché di base non è stato sentito come un uomo che aveva il consenso delle liste che lo sostenevano e che in realtà non lo sostenevano. Quindi in qualche modo il PD, probabilmente conscio che non avrebbe potuto vincere, ha cercato di perdere nel peggior modo possibile, in modo da ribaltare il tavolo, come spesso accade in politica. Qualche malalingua dice malevolmente che Cancelleri ha preso dei voti anche dalla sinistra antagonista al PD, e questo spiegherebbe anche il gap tra voti di lista e voti del candidato. Ci crede? Ma potrebbe anche essere, perché chiaramente nel momento in cui tu, diciamo che io sia di sinistra, non mi riconosco nel mio candidato di sinistra, a questo punto cosa vado? Vado a cercare il candidato più di rottura nello schieramento opposto. Nel centrodestra non mi posso riconoscere, quindi o mi rifugio nell'astensionismo o necessariamente voto Cancelleri. Questo spiega anche il grosso bottino, perché 100.000 voti in più rispetto ai voti di lista sono veramente un divario notevole.